un peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée. Che ci porterà i saluti pro loco, Floriano Dallara. Dietro. Buonasera a tutti, grazie prima di tutto per essere intervenuti. Prima dirò la mia cosa personale, cioè nel senso che sono tornata dopo tanti anni a San Vito Chietino e questo mi ha emozionato perché mi legano dei lontani sentimenti familiari che non ci sono più. Sulla proloco, ripeto, saremo felici anche di tornare, anche magari più numerosi, in prossime occasioni. Vedremo se sarà possibile. Per questa volta c'è solo una piccola rappresentanza. Marina, mi arrendo. Allora, mi dedico anzitutto una mia scelta di poesie, alcune le abbiamo scelte insieme, alcune le ho scelte poi io. Sassi levigati, nei cieli d'estate, dove la nostalgia esplora i ricordi, volo più in alto fin dove il pensiero riesce ad arrivare. Forse era un'altra vita quando vedevo il colore delle vele in lontananza e sentivo il rumore del mare che sussurrava parole dolci. Ma dentro una bottiglia inizia un sogno che l'acqua cullerà fra le piccole onde. Arriverà l'inverno e poi la neve coprirà la sabbia e rimarranno i sassi della mia marina ad aspettare il vento caldo di scirocco per ricreare vita e l'argento della luna a ritornare. Quindi questa sera, se da una parte la nostra vita affonda la sua fervida fantasia in quello che è il surreale pianeta delle favole, quindi ripercorrendo, come ho detto, una mai spenta adolescenza, dall'altra si scopre donna nel pieno delle sue sensualità e dei suoi sentimenti con questo volume scritto Miss. Però secondo me continua che cosa? Continua la saga della magia dell'amore vissuto nel suo istante topico e poi sparito e ritorna in continuazione in un sogno rigenerante. È un libro composto con una suadente miscela di inquietudini, di solitudini e attese che si ricomponga che cosa? Il quadro desiderato dal cuore. Poi volevo ringraziare la Telermonica che mi ha donato questo abito ed è qui, la ringrazio tantissimo, grazie. E che ha cucito questo. Veramente avevo proprio fatto perché grazie, ma grazie soprattutto a voi. On est bien peu de choses. Et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie.